Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Ragazzi e ragazze, me l'avete chiesto in tanti di parlare di questo caso nei commenti sotto i miei video precedenti. E infatti oggi sono qui per accontentarvi, oggi parliamo del caso di Emanuela Orlandi. Questo resta un cold case, ossia un caso irrisolto tutt'oggi. Peccato che Emanuela Orlandi sia sparita nel giugno del 1983. Le piste seguite sono state davvero davvero tante e oggi sono qui a proporvi questo video proprio per tentare di ripercorrerle con voi. Questo caso non accade solo in Italia, più precisamente ci troviamo nella città del Vaticano, a Roma. Emanuela Orlandi è figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. Vive in Vaticano assieme ai suoi genitori e a quattro fratelli. Siamo nel giugno del 1983 ed Emanuela ha appena terminato il secondo anno al liceo scientifico presso il convitto nazionale Vittorio Emanuele II, venendo rimandata a settembre in latino e in francese. Ma non è finita qui, perché Emanuela ha anche un talento musicale parecchio notevole. Infatti frequenta da anni una scuola di musica in piazza Santa Pollinare, a Roma, a poca distanza dal Palazzo della Madama, sede del Senato e della Repubblica. Emanuela in questa scuola seguiva corsi di pianoforte, di solfeggio, di flauto traverso e di canto corale. Ma la nostra storia inizia seriamente mercoledì 22 giugno del 1983, quando Emanuela chiede a suo fratello maggiore, Pietro Orlandi, di darle uno strappo a scuola, in quanto in quel giorno a Roma fa davvero caldissimo. Pietro Orlandi però, il fratello di Emanuela, ha altri impegni, ha altro da fare, quindi dice ad Emanuela che sarebbe andato a portarla e a recuperarla un altro giorno per farsi perdonare. Il battibecco che nasce è un classico battibecco tra fratelli. Infatti Emanuela gli dice: è certo che quando devi fare i favori agli altri ci sei sempre, se devi dare una mano a me invece mai. Dopo aver detto questa frase Emanuela fa per uscire dalla porta, Pietro la saluta e lei in tutta risposta lo manda a quel paese, si sposta i capelli in modo nervoso chiudendosi la porta alle spalle. Questa è l'ultima volta in cui Pietro vede e parla con Emanuela. Emanuela quindi sbatte la porta d'entrata adirata, poco dopo poi però si calma. È vero, suo fratello l'accompagna spesso a scuola. Non ha motivo di rimanere adirata con lui. Alle 16 in punto Emanuela arriva in piazza Santa Pollinare, alla scuola di musica. Passa di tutto il pomeriggio e poi esce da scuola alle 18.45, ossia all'incirca 10 minuti prima del solito. Si dirige verso una cabina telefonica per effettuare una chiamata a sua sorella Federica, dicendo che avrebbe fatto tardi perché l'autobus non passava. Però Emanuela, durante quella telefonata, aggiunge anche un'altra cosa. Aggiunge che ha ricevuto una proposta di lavoro davvero davvero allettante. Infatti prima di entrare alla scuola di musica alle 4, Emanuela sostiene di essere stata fermata da un uomo distinto, ben vestito, che le ha proposto un lavoro di volantinaggio durante una sfilata di moda. Il punto è che questo lavoro viene retribuito con una somma alquanto spropositata, 370.000 lire. È tantissimo. Emanuela durante la sfilata avrebbe dovuto fare il volantinaggio per una nota ditta cosmetica chiamata Avon. Quando Emanuela chiama, sua sorella di primo impatto dice: sì ciccia, ma stai tranquilla, prima di accettare proposte simili pensaci bene e soprattutto prima parlane con mamma e papà. Emanuela risponde alla sorella dicendo che il signore che l'ha fermata non le ha mica messo pressione per dire sì immediatamente. Inoltre Emanuela sostiene che durante il suo lavoro, quindi durante questa sfilata, avrebbe potuto portarsi dietro un genitore, un parente. In ogni caso le due sorelle si salutano ed Emanuela, dopo aver terminato la chiamata con sua sorella, si dirige verso Corso Rinascimento, dove è presente la fermata dell'autobus che l'avrebbe riaccompagnata a casa. Emanuela lì incontra due suoi compagni di scuola di musica, di nome Maria Grazia e Raffaella, e accenna alle due ragazze questa proposta di lavoro super allettante che ha ricevuto. Ebbene, a quanto pare anche le sue amiche l'hanno messa in guardia, dicendole che non solo avrebbe dovuto parlarne con i suoi genitori, ma avrebbe anche dovuto fare molta attenzione per non ricevere brutte sorprese. Arrivano le 19.30. Sia Maria Grazia che Raffaella, le compagne di scuola di musica di Emanuela, salgono sul pullman per tornare a casa. Mentre a detta di Raffaella, Emanuela non sale con loro su quel pullman. Dice che è troppo affollato e che avrebbe atteso il successivo. Emanuela però quel pomeriggio non rientra a casa e in breve tempo la famiglia va nel panico, in quanto la ragazza sarebbe dovuta tornare al massimo alle 19.45. E questo ritardo di Emanuela fa preoccupare tutti. Anche perché Emanuela, se tardava, era solita andare in una cabina telefonica, mettere il gettone, chiamare e avvisare casa.
cosa che però non ha fatto. Ha chiamato sua sorella. Dopo la scomparsa di Emanuela da un accertamento fatto dalla squadra mobile di Roma, risulta che l'Avon in quel momento non aveva alcun programma in città. Pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela si fa avanti un testimone, ossia un vigile urbano di nome Alfredo Sambuco, che prestava servizio quella sera del 22 giugno proprio davanti al Senato. Alfredo Sambuco sostiene di aver visto Emanuela in compagnia di un uomo che portava con sé una valigetta. I carabinieri dunque si mettono in contatto con Alfredo Sambuco e gli chiedono se sarebbe stato in grado di fornire loro un identikit. Alfredo Sambuco non si tira indietro, non ci sono problemi, e quindi fornisce ai carabinieri un identikit. E lo fa anche in modo alquanto preciso, in quanto vi sono davvero degli aspetti fisici marcati. L'identikit rappresenta un uomo di circa 40 anni, alto più o meno 1,80 m, dai capelli castano scuro, corti e lisci. È stempiato e presenta una corporatura longilinea. Emanuela viene vista quindi salire in macchina con quest'uomo e allontanarsi con lui. E se si è allontanata con lui di sua spontanea volontà, la deduzione è che non ci sia stata alcuna costrizione. È da questo momento che Emanuela scompare nel nulla. E la cosa più preoccupante è che è come se si fosse dissolta. Comunque, passa un'altra mezz'ora, ormai sono le 9:30. E la famiglia Orlandi è davvero nel panico. A questo punto la madre di Emanuela e sua figlia Cristina, una sorella di Emanuela, si dirigono alla scuola di musica che frequentava Emanuela a piedi, mentre invece suo fratello Pietro la cerca in moto. Un'altra sorella di Emanuela, ossia Natalina, rimane a casa per fare delle telefonate alle amiche di Emanuela col fine di scoprire cos'era successo e se l'avevano vista. Di Emanuela non c'è traccia e l'agitazione continua a salire. Cresce, cresce a dismisura, sempre di più, ogni minuto che passa. Ecco perché durante la tarda serata del 22 giugno, Ercole Orlandi, con suo figlio Pietro Orlandi, presenta la prima denuncia all'Ispettorato di Polizia del Vaticano. Il punto è che la polizia non accoglie alcuna denuncia. Iniziano a ipotizzare che magari la ragazza si era allontanata da casa di sua spontanea volontà, magari stava fuori con degli amici e si era scordata di avvisare e cose del genere. Ma la cosa a mio parere orribile è stata l'osservazione che ha fatto un poliziotto a Pietro Orlandi, ossia al fratello di Emanuela, dicendogli: ma tanto non è neanche una bella ragazza, quindi che preoccupazioni avete? La notte del 22 giugno Pietro la passa a girare a Villa Panfili e a Villa Borghese, perché Pietro Orlandi pensa al peggio. Pensa proprio a quella telefonata che Emanuela aveva fatto a sua sorella prima di scomparire. Forse l'uomo che l'ha avvicinata proponendole quel lavoro non aveva buone intenzioni e quindi Pietro teme di trovarla senza vita. Però le ricerche di Pietro non portano a nulla. La denuncia di scomparsa riferita ad Emanuela Orlandi viene accolta solo il giorno dopo. E quella era una denuncia che effettivamente si poteva formulare all'epoca dei fatti. Però oggi risulta davvero poco dettagliata. In quanto in quegli anni non c'era ancora una legge riservata alle persone scomparse, quindi l'autorità giudiziaria non era obbligata a fare una denuncia prima che non fossero trascorse 24 ore dalla sparizione. La legale della famiglia Orlandi sostiene che in via del tutto confidenziale una persona all'interno della segreteria dello Stato di quel tempo le ha riferito che la sera del 22 luglio dell'83 era arrivata una telefonata attorno alle 21 presso la sala stampa vaticana. Qualcuno stava chiedendo di parlare con la segreteria di Stato accreditandosi come rapitore di Emanuela Orlandi. La cosa che a mio parere lascia una certa amarezza è il fatto che il caso Orlandi non inizia quando la polizia riceve la denuncia, ma di fatto diventa di dominio pubblico quando Ercole Orlandi, il padre di Emanuela e suo zio, tappezzano Roma con la foto probabilmente più famosa di Emanuela, una foto in cui sorride e ha un nastrino sulla fronte. In questo momento si apprende che non solo è scomparsa una ragazzina, ma che quella ragazzina era pure una cittadina del Vaticano. La cosa inizia a destare qualche sospetto e infatti arrivano le prime segnalazioni. Più precisamente, due telefonate. Siamo al 28 giugno del 1983, sono passati 6 giorni dalla scomparsa di Emanuela e Pierluigi e Mario sono le prime due persone che si fanno vive con delle chiamate. La prima chiamata fa riferimenti chiari ad Emanuela. Il punto è che questo uomo la chiama in un altro modo, ossia Barbara. Pierluigi racconta che con la sua fidanzata in zona Navona Campo dei Fiori ha visto una ragazza che cercava di vendere profumi anche dell'Avon. L'uomo la descrive come una ragazza bruna che portava degli occhiali e aggiunge che sicuramente suonava il flauto, in quanto la ragazza ce l'aveva con lei in una custodia. Tant'è vero che la fidanzata di questo Pierluigi chiede ad Emanuela di suonare il flauto. Emanuela però si rifiuta e dice che non le va. La motivazione che Emanuela dà è questa: no, ho degli occhiali tondi enormi e mi occorrono per suonare il flauto ed io mi vergogno perché questi occhiali sono decisamente troppo grossi. Ebbene, Emanuela in effetti è affetta da astigmatismo
e porta degli occhiali davvero davvero grandi. La famiglia quindi crede a questa pista perché sì, forse Pierluigi si riferisce a una certa Barbara, ma vi sono troppe coincidenze che la collegano ad Emanuela. Gli occhiali, il flauto, i capelli bruni, tutto coincide e sembra proprio che si tratti di Emanuela. Poi ecco che arriva la chiamata di un certo signor Mario. Anche lui fa riferimenti ad una certa Barbara e ha un accento romanesco davvero molto molto spiccato. Sostiene che un suo amico, che lavorerebbe per Avon, si avvale della collaborazione di due ragazze, una inglese e una veneta, di nome Barbara. Il signor Mario di Barbara dice che a settembre sarebbe dovuta rientrare in famiglia in quanto si sarebbe sposato un suo parente. Il punto è che queste piste non portano assolutamente a nulla. Arriva domenica 3 luglio 1983. Sono passati 11 giorni dalla scomparsa di Emanuela ed il Papa Giovanni Paolo II, durante l'Angelus, fa un appello proprio in piazza San Pietro, dicendo: desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia la responsabilità di questo caso. Ed è proprio il Papa con quell'appello che conferma si tratti di rapimento, in quanto è stato il primo a tirare in ballo la questione dei responsabili, delle persone che avrebbero dovuto prendersi delle responsabilità. La vicenda a questo punto ha una risonanza incredibile. Ed ora non c'è più possibilità di fingere che non sia successo niente di grave. Non esiste più il forse si è allontanata di sua volontà, forse è scappata di casa, forse è con un'amica. No, non esiste più niente di tutto questo. A questo punto c'è il Papa, in diretta TV, che dice: riportate a casa Emanuela. E a questo punto pare che non solo il Vaticano sia a conoscenza di qualcosa, ma intende esercitare una pressione pubblica perché questa vicenda si risolva. Arriviamo al 6 luglio, quando nella sala stampa vaticana giunge una chiamata. Dall'altro capo del telefono si sente un uomo che parla con uno spiccato accento anglosassone. Ecco perché poi la stampa l'ha ribattezzato l'americano. L'uomo afferma di tenere in ostaggio Emanuela Orlandi, sostenendo che molti altri elementi erano già stati forniti da alcuni componenti della sua organizzazione. E l'americano si riferisce a Pierluigi e al signor Mario. Il 6 luglio, a 14 giorni dalla scomparsa di Emanuela, l'americano telefona all'ANSA, richiedendo l'attivazione telefonica di una linea diretta al Vaticano. Poi nomina Mehmet Ali Aja, l'uomo che aveva fatto fuoco contro il Papa un paio d'anni prima in piazza San Pietro, più precisamente il 13 maggio del 1981. Quindi l'americano cosa fa? Richiede un intervento dal pontefice Giovanni Paolo II affinché Ali Aja venga liberato entro il 20 luglio. L'americano sostiene che così Emanuela Orlandi sarebbe tornata a casa. Ali Aja è un uomo già ricercato in Turchia per diversi crimini. Non si sa come riesce ad arrivare tranquillamente a Roma per attentare la vita al Papa. La cosa più assurda è che viene braccato da una suora. Una suora gli si è letteralmente gettata addosso ed è quindi in questo modo che gli inquirenti riescono a fermarlo. Un'ora dopo l'americano chiama a casa Orlandi e fa sentire loro una registrazione in loop di Emanuela che ripete una frase, ossia: scuola, convitto nazionale Vittorio Emanuele III, dovrei fare il terzo liceo st'altr'anno. Scientifico. Arriviamo al 30 luglio, quando viene fatto ritrovare un nastro in cui si conferma la richiesta di scambio con Ali Aja e la richiesta di una linea telefonica diretta col cardinale Casaroli. Nella registrazione chiara lampante che, oltre alle richieste, si sentono dei lamenti di una ragazza con poi delle frasi di senso compiuto. Quindi si sente questa ragazza urlare e poi dire: fa male! Basta, 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 oddio, ma perché vuoi farmi questo? Poi si sente di nuovo: oh, basta, basta, basta. Dopodiché si sente un grido. E poi di nuovo la voce di una ragazza che dice: è tremendo, è tremendo. Il problema è che la polizia scientifica, da questo nastro, non è riuscita ad estrapolare molti dati significativi. Resta quel nastro che, secondo Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, ed altri parenti della ragazza, contiene la sua voce. Come vi ho già detto, in effetti su quel nastro è possibile sentire una ragazza che si lamenta. Si suppone possa essere Emanuela, poi però viene appurato che quello è l'audio di una scena estrapolata da un film. La linea diretta richiesta dall'americano viene installata il 18 luglio, ma in realtà queste telefonate non si tramutano mai in una vera e propria proposta, in quanto non vengono mai prodotte prove che dimostrano l'esistenza, in vita o non in vita, di Emanuela. Oltretutto non vi erano neanche prove che Emanuela fosse ostaggio dei Lupi Grigi, un movimento estremista di cui Ali Aja faceva parte. Arriva il 3 agosto del 1983, sono passati 40 giorni dalla scomparsa di Emanuela.
Ed ecco che arriva un comunicato da un'organizzazione che si firma come Fonte Liberazione Turco Anticristiano Turkish. Questa organizzazione si dichiara responsabile del rapimento di Emanuela. E insieme ad Emanuela, per la prima volta, viene messa in mezzo anche un'altra ragazza, ossia Mirella Gregory. Mirella Gregory è una ragazza scomparsa circa un mese e mezzo prima di Emanuela, sempre a Roma e sempre in circostanze alquanto misteriose. Di fatto il comunicato di questa organizzazione mette in collegamento Emanuela e Mirella e per lungo tempo durante questa indagine le due ragazze andranno letteralmente a braccetto. Mirella più precisamente sparisce da Roma il 7 maggio, in quanto viene chiamata da un fantomatico Alessandro che le citofona a casa, le chiede di scendere e quindi Mirella accetta, scende di casa per incontrarlo. Passano 2 ore e la madre di Mirella chiama Maria Antonietta, la sorella di Mirella, al lavoro dicendo che c'è davvero qualcosa che non va, perché Mirella è uscita e non ha più fatto rientro a casa. Tornando da lavoro, Maria Antonietta decide di fermarsi da un'amica di Mirella, Sonia, la quale gestisce un bar vicino a dove abitano, chiedendole se per caso, quel pomeriggio, avesse visto Mirella. Sonia risponde che sì, l'ha vista. È passata dal suo bar dicendo che aveva un appuntamento a Porta Via per andare a suonare la chitarra a Villa Torlonia, a Roma. C'è però un problema, ed è abbastanza fondamentale. Mirella non suona la chitarra. A questo punto Maria Antonietta va a Villa Torlonia con il suo fidanzato, allertando ovviamente anche la polizia. Anche lei, ahimè, cerca il corpo di sua sorella, ma anche quelle ricerche non portano a nessun risultato. Arriva giugno e in televisione, durante il telegiornale, si parla della scomparsa di Emanuele Orlandi. E questo fatto mette davvero nello sconforto la madre di Mirella, che commenta dicendo «Adesso c'è un'altra famiglia che piange una figlia come noi». Che gli è capitata una tragedia del genere. Di conseguenza, la situazione è questa. Ormai si parlava della vicenda di Emanuela Orlandi come una vicenda collegata a quella di Mirella Gregory. Arriva il 28 agosto del 1983, quando il Papa fa un ulteriore appello per dimostrarsi non solo vicino alla famiglia di Emanuela Orlandi, ma anche alla famiglia di Mirella Gregory. E questo, ragazzi e ragazze, fa capire quanto fosse importante questa questione. Perché se non fosse stata così importante, il Papa di certo non avrebbe fatto questi appelli a distanze così ravvicinate durante l'Angelus. Arriviamo all'8 settembre del 1983, quando alla famiglia Gregory viene inviata una lettera in cui gli si chiede di intercedere tramite Sandro Pertini, ossia il settimo presidente della Repubblica Italiana, proprio per la liberazione di Ali Agca. Non è assolutamente facile ricevere il presidente. Però la famiglia Gregory riesce a mettersi in contatto con il Quirinale, quindi il presidente decide di riceverli. Sandro Pertini, il presidente, ormai è stato coinvolto. Di conseguenza rilascia un'intervista all'Ansa, parla delle ragazze, ma non fa nulla secondo le richieste dei rapitori, i quali hanno chiesto un intervento per dare la grazia ad Ali Agca. Arriva poi un'intercettazione telefonica e a parlare è sempre l'americano, che di base dice questo. Noi abbiamo preso Mirella. E abbiamo provato ad avere un rapporto con le autorità vaticane per la liberazione di Agca. Però non c'è stata collaborazione. Quindi Mirella è fuori dai giochi e noi siamo passati ad Emanuela. La verità è che la prova reale che le due ragazze possano essere in vita, però, non è mai stata data. Il punto è che secondo la legale della famiglia Orlandi, le due sparizioni non c'entrano nulla l'una con l'altra. Ed in effetti questa pista si rivela essere una pista senza soluzione, è una pista senza uscita. Anzi, si suppone che la vicenda di Mirella Gregory sia stata strumentale solo col fine di complicare ancora di più la storia di Emanuela, che già di per sé è parecchio complicata. Andando avanti, in pochi mesi la famiglia Orlandi riceve in continuazione segnalazioni su delle organizzazioni che rivendicano il rapimento di Emanuela Orlandi per fare richieste. Questo significa che anche il gruppo più sconosciuto sa che se va sulla scena del misfatto può in effetti avere un ritorno rivendicando il crimine. Ed è proprio la vastità di questi comunicati o richieste che fa comprendere che è giunta l'ora di pigiare un attimino sul freno, fare un passo indietro rispetto a questa smania di seguire ogni pista e soprattutto assecondare le richieste di queste persone che promettono di fornire degli sviluppi ma che poi non riescono più a dare nulla di concreto. In questo modo arriva il 19 dicembre del 1997 e dopo 14 anni dalla scomparsa di Emanuela, l'indagine sul caso Orlandi viene archiviata. La pista che è stata seguita dagli agenti per anni è considerata una pista di depistaggio. Ma non è finita qui perché arriviamo al 18 luglio del 2005, quando a Chi l'ha visto, un programma in TV, viene detto durante una chiamata anonima proprio questo.
Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al cardinale Ugo Poletti, all'epoca presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il corpo di Enrico De Pedis, detto Renatino, è proprio sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare. C'è un problema però, perché Renatino è stato uno dei capi della Banda della Magliana e viene freddato nel febbraio del 1990 in Via del Pellegrino, a Roma. Renatino veniva proprio considerato il criminale numero uno della Banda della Magliana. E risulta strano che sia riuscito ad ottenere una dispensa per essere sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare, firmata dal presidente della Conferenza Episcopale dell'epoca, ossia dal cardinale Poletti. Questo è davvero un evento che non riesce ad avere alcuna spiegazione logica di nessun genere. Perché Enrico De Pedis era stato sepolto in una tomba degna di un cardinale? È chiaro che questa dispensa venga data come ricompensa per un favore. Ma che genere di favore può aver fatto Enrico De Pedis col cardinale Poletti? Si tratta di soldi? Si tratta di Emanuela? Non possiamo saperlo. Il riferimento e il punto di contatto però rimane sempre il medesimo. Dietro c'è sempre il Vaticano. La Basilica di Sant'Apollinare, peraltro, è letteralmente ad un passo dalla scuola in cui Emanuela frequentava musica. Ed infatti è proprio lì che torniamo. Torniamo nel posto in cui è stata vista Emanuela per l'ultima volta. Siamo a Roma e questa volta abbiamo a che fare con il male di Roma. Non c'è più nessuna pista internazionale basata su chiamate strambe. Qui c'è la Banda della Magliana. E a rifletterci bene, la Banda della Magliana inizia una delle sue attività proprio con i sequestri di persona. E peraltro la vicinanza del clan di De Pedis allo IOR è un fatto più che assodato. Ora, piccola pausa in caso qualcuno non lo sappia. Lo IOR è la Banca Vaticana, l'istituto in cui sono custoditi i soldi dei religiosi. E qui si fa riferimento al capo dello IOR, ossia al Monsignor Paul Marcinkus. Marcinkus, a sentire alcuni prelati che lo hanno conosciuto e ci sono stati a contatto, era un uomo molto buono e candido. Per alcuni. Per altri, Marcinkus era il diavolo in persona. Marcinkus, ormai si sa, ha fatto dello IOR uno schifo. Ha stretto accordi con la propaganda massonica, ha fatto accordi con diverse associazioni criminali e per giunta sono spariti dei soldi dalla Banca Vaticana. Il filone che ci troviamo dinanzi quindi è quello dei soldi. Soldi che sono arrivati allo IOR e dovevano essere restituiti alla Magliana per conto di consorzi criminali. Per consorzio si intende una camera di passaggio con cui le mafie integrate tengono rapporti con la politica, l'imprenditoria, la massoneria e i servizi segreti. Infatti salta fuori che esiste un ricatto da parte di una grossa organizzazione criminale, e stiamo parlando dell''Ndrangheta, che vuole recuperare 130 miliardi di lire che ha affidato allo IOR, ossia alla Banca del Vaticano, perché fossero riciclati attraverso il Banco Ambrosiano, che è stata una delle principali banche cattoliche in Italia. Il problema è che quei soldi, al posto di essere stati riciclati, sono letteralmente spariti proprio a causa del crack dell'Ambrosiano, ossia un crack finanziario avvenuto nel 1977. La domanda però qui a questo punto è un'altra. Perché il transito di denaro avrebbe dovuto portare al rapimento di Emanuela Orlandi? Parliamo di una ragazza con una famiglia totalmente estranea a tutto. Emanuela non sparisce perché qualcuno ha già deciso di utilizzarla per avere in cambio dal Vaticano qualcosa, ma solo quando si scopre che lei è una cittadina del Vaticano. A questo punto c'è chi pensa: ah, benissimo, quindi questa ragazza può essere utile a recuperare tutto ciò che altrimenti non riusciremmo a recuperare in altro modo. Questa organizzazione criminale, quindi la 'Ndrangheta, cosa fa? Mette in azione Enrico De Pedis col fine di rintracciare Emanuela. E in quel momento De Pedis è il padrone di Roma dal punto di vista criminale. Quindi De Pedis riesce a risalire a chi l'ha rapita davvero. Chi? Non si sa. Però si dice che De Pedis, una volta rintracciata Emanuela e i suoi rapitori, ha richiesto un incontro col fine di farsi portare dove l'hanno nascosta. Li fa fuori, prende Emanuele e da lì prende vita il ricatto al Vaticano. Nel 2007 Antonio Mancini, un pentito della Banda diventato poi collaboratore di giustizia, rilascia diverse dichiarazioni in cui afferma che ci sia il coinvolgimento di Enrico De Pedis e di altri esponenti vaticani nella vicenda di Emanuela Orlandi. Antonio Mancini quindi rivela ai magistrati della Procura di Roma tali parole. In carcere, all'epoca della scomparsa della ragazza di Emanuela, si diceva che era roba nostra, ossia roba della banda. Insomma, l'aveva presa una di noi. Le dichiarazioni di Antonio Mancini hanno conferma anche grazie
a Maurizio Abbatino, anche lui un collaboratore di giustizia, un pentito e un accusatore della banda, che nel dicembre del 2009 rivela alcune confidenze sul coinvolgimento di Enrico De Pedis e dei suoi uomini, sul sequestro e nella dipartita di Emanuela Orlandi. Poi ecco che decide di parlare anche Sabrina Minardi, una donna che aveva avuto una relazione con Enrico De Pedis dalla primavera del 1982 a novembre del 1984. Le sue dichiarazioni vengono riportate alla stampa il 23 giugno del 2008. Secondo ciò che dice Sabrina, Emanuela Orlandi sarebbe stata fatta fuori, il suo corpo sarebbe stato chiuso in un sacco e poi buttato in una betoniera a Turvaianica. In quell'occasione Sabrina sostiene che il rapimento sarebbe stato effettuato materialmente su ordine del Monsignor Marcinkus, ossia il capo dello IOR. In particolare Sabrina sostiene di essere andata al bar del Giannicolo, dove Enrico le ha detto che avrebbe dovuto incontrare una ragazza che avrebbe dovuto accompagnare al benzinaio del Vaticano. Sabrina sostiene che all'appuntamento sono arrivati a bordo di una BMW. Dentro questa macchina c'erano Enrico De Pedis, Sergio, ossia l'autista di Enrico che ovviamente stava alla guida, e poi Sabrina sostiene che in quella macchina c'era anche Emanuela Orlandi, ossia una brunetta alquanto confusa. Arrivati al benzinaio del Vaticano, trovano una Mercedes targata Città del Vaticano, da cui esce un uomo vestito come un sacerdote che preleva definitivamente Emanuela. Le dichiarazioni di Sabrina però vengono riconosciute dagli inquirenti parzialmente incoerenti, in quanto in quegli anni Sabrina ci dava dentro con le sostanzine particolari. Tuttavia le sue dichiarazioni hanno acquistato parecchia importanza nell'agosto del 2008, a seguito del ritrovamento in un parcheggio di Villa Borghese a Roma, la BMW che Sabrina ha raccontato di aver utilizzato per il trasporto di Emanuela Orlandi. La pubblicazione dei verbali resi alla magistratura da Sabrina hanno creato le peggiori proteste del Vaticano, che per bocca di padre Federico Lombardi, portavoce della sala stampa della Santa Sede, ha parlato letteralmente di mancanza di umanità e rispetto per la famiglia Orlandi, che ne ravviva il dolore, e ha inoltre definito infamanti le accuse rivolte a Monsignor Marcinkus, morto da tempo e impossibilitato di fatto a difendersi. Arriva il 30 giugno del 2009, quando la trasmissione Chi l'ha visto fa sentire la chiamata anonima integrale ricevuta nel luglio del 2005. La voce, oltre a riferirsi al favore che Renatino avrebbe fatto al Cardinal Poretti, aggiunge: e chiedete alla barista di via Montebello che la figlia stava con lei, con l'altra Emanuela. E qui, ragazzi, sta parlando di Mirella Gregori. Infatti, questo bar lo abbiamo già nominato, perché il bar era di un'amica di Mirella, ossia di Sonia. Purtroppo però anche questo continuo di chiamata non porta assolutamente a nulla, insomma. Una domanda mi sorge spontanea: perché hanno aspettato così tanto tempo per farla sentire a livello integrale? Arriviamo al 21 novembre del 2009, quando su Rai News 24 va in onda un'intervista fatta a Sabrina Minardi, la quale racconta che Emanuela ha passato i primi 15 giorni di prigionia a Torvaianica, nella casa al mare dei suoi genitori. Arriva il 10 marzo del 2010, quando viene reso noto un altro indagato, ossia Sergio Virtù, indicato da Sabrina come l'autista di fiducia di Enrico De Pedis, ossia di Renatino, il quale avrebbe avuto un ruolo operativo nel sequestro di Emanuela. Sergio, a prescindere da Emanuela Orlandi, è indagato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Viene quindi di conseguenza arrestato a causa di altri reati e viene quindi poi trasferito nel carcere di Regina Coeli. Tuttavia, Sergio prima di tutto nega di aver avuto anche una sorta di amicizia con Enrico De Pedis. Di conseguenza dice di non sapere assolutamente nulla di Emanuela Orlandi, assolutamente. Tuttavia a carico di Sergio ci sono delle dichiarazioni di una donna, definita dagli inquirenti come una sua ex convivente, la quale avrebbe raccontato non solo di aver avuto un ruolo nel sequestro di Emanuela Orlandi, ma anche di aver ricevuto un compenso per il lavoro svolto. Arriva il 24 luglio del 2010, quando Antonio Mancini, in un'intervista alla stampa, ha dichiarato che effettivamente Emanuela Orlandi è stata rapita dalla banda della Magliana per ottenere la restituzione del denaro investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano. Il problema però qua è uno: ci sono tanti eventi, tante situazioni che svolazzano attorno al caso di Emanuela Orlandi, ma non ci sono prove concrete, non esistono proprio delle prove consistenti. Ecco perché nell'ottobre del 2015, su richiesta della procura, viene archiviata l'inchiesta su Emanuela Orlandi e
e su Mirella De Gregori. Questa nuova pista in effetti si è formata grazie alle dichiarazioni di Sabrina Minardi. Il fatto che non vi sia mezza ipotesi su dove possa essere finita Emanuela, negli anni ha accreditato anche tutte le false piste. Il punto è che nessuno è in grado di definire quanto siano veritiere o false queste diavole di piste. Secondo un'altra pista investigativa, Emanuela sarebbe stata attirata e fatta fuori in un giro di festini dove facevano messe nere e cose birichine, in cui sarebbero stati coinvolti esponenti del clero, un gendarme vaticano e del personale diplomatico di un'ambasciata straniera presso la Santa Sede. Questa pista investigativa è una di quelle piste sussurrate sottovoce, perché dopo così tanti anni dalla tragedia si inizia a parlare di un'Emanuela che ha subito violenza. Il cardinale Silvio Oddi, parecchi anni dopo la tragedia, sostiene di aver saputo da terzi che Emanuela in realtà non è mica sparita davanti al Senato. No, no. Secondo il cardinale Silvio Oddi, Emanuela ha fatto rientro nello Stato Pontificio per poi uscire nuovamente in macchina con un monsignore. Il problema è che il cardinale Oddi non ha mai riferito chiarimenti rispetto a questa storia. E quindi queste diventano nuovamente parole che si porta via al vento. Secondo padre Gabriele Amorth, Emanuela sarebbe stata indotta a consumare sostanzine particolari, col fine di renderla ovviamente più vulnerabile, per poi essere fatta fuori durante un festino parecchio particolare, tenutosi ovviamente in Vaticano. La stampa ha definito padre Amorth come il capo mondiale degli esorcisti, che il 22 maggio del 2012 ha dichiarato. Come dichiarato anche da Monsignor Simeon De Luca, archivista Vaticano, venivano organizzati festini nei quali era coinvolto come reclutatore di ragazze, così come un gendarme della Santa Sede. Ritengo che Emanuela sia rimasta vittima di quel giro. La cosa sicura è che Emanuela non si sarebbe mai recata volontariamente in un posto del genere. Risalta fuori quindi in questa occasione il nastro che era stato inviato il 30 luglio del 1983. Quel nastro riaffiora inevitabilmente alla mente. Pietro Orlandi va a riascoltarlo e dice chiaramente che non riconosce sua sorella dalle urla, ma dalle parole compiute, perché quel nastro era formato da una ragazza che, sì, urlava, ma diceva anche delle parole compiute. Pietro sostiene che anche a distanza di anni non può sbagliarsi, quella è la voce di Emanuela. Al tempo, quando la polizia ha detto alla famiglia Orlandi che quel nastro apparteneva alla registrazione di un film, nessuno ci ha più pensato. Però, secondo molti, è stato archiviato come registrazione di un film un po' troppo in fretta, insomma. Forse era il caso di indagare un pochino meglio, un pochino più a fondo su questo nastro. Avrebbero dovuto indagare di più, semplicemente perché non tutti pensano che quella sia la registrazione di un film. In quelle registrazioni c'è chi sente la voce di Emanuela Orlandi. Il fatto qui è uno. Quando quella cassetta è stata ascoltata al tempo, è ricordata in modo differente. Le persone che l'hanno ascoltata per la prima volta quella cassetta, ossia gli agenti della Digos, hanno sentito chiaramente i lamenti di una ragazza, innumerevoli pianti, oltre a delle voci in sottofondo. Voci che ora, nella registrazione che esiste adesso, non si sentono più. Insomma, si sente chiaramente che il nastro ha subito dei tagli alla registrazione. Qualcuno ha fatto in modo di tagliare le voci maschili che si sentivano in sottofondo, quando inizialmente ne risultavano tre diverse. La cosa assurda è che nel nastro le voci maschili mancano, ma nelle trascrizioni di quel nastro le voci maschili sono state menzionate. Resta una domanda: perché il nastro è stato modificato? In un modo così, poi, insomma, con la trascrizione ben visibile, che si differenzia dal nastro stesso. E qui però sorge un altro problema, perché questa pista investigativa si trova dinanzi ad un muro, in quanto la Santa Sede in tal senso non collabora. E quindi non sono neanche state fatte delle indagini. Ci sono state solo dichiarazioni, niente di più. Il Vaticano ha sempre negato l'esistenza del dossier Orlandi, ed è proprio dinanzi a questa negazione che la situazione vacilla assai, in quanto è assurdo che non vi sia quantomeno una minima indagine, anche sommaria, di ciò che è successo a una cittadina vaticana, da parte dei servizi vaticani, della gendarmeria, anche indagini della segreteria di Stato, visto e considerato la portata mediatica che ha avuto questa vicenda. Il cardinal Bertone si trincera dietro il suo avvocato, ossia Michele Gentiloni, il quale sostiene che il cardinale ha sempre negato, durante il periodo in cui era segretario di Stato, abbia mai preso visione di un fascicolo di Emanuela Orlandi,
inteso come dossier completo e complesso. Il punto è che quel fascicolo esisteva e come? Perché Pietro Orlandi l'ha visto sul tavolo del Monsignor Georg nel 2012, il quale era segretario di Benedetto XVI. Pietro lo ricorda pure, si chiamava il rapporto Emanuela Orlandi. Si dice però che negli archivi della Santa Sede è indubbio che vi sia un fascicolo nominato Emanuela Orlandi, così come è indubbio che un papa possa farsi consegnare un dossier qualsiasi che vuole vedere. E questa è considerata la norma. La domanda qui è un'altra a questo punto. Nel fascicolo di Emanuela Orlandi vi sono all'interno cose innegabili e contemporaneamente inconfessabili? Arriviamo al 18 settembre del 2017 ed ecco che vi è una nuova svolta. Dopo ben 34 anni emerge un documento che però desta qualche sospetto, in quanto non è chiaro se sia vero o falso. Però quel documento era saltato fuori perché avevano scassinato una cassaforte in Vaticano. In mezzo a un bel po' di fogli fortemente riservati, ecco che 5 sono destinati a Emanuela Orlandi. Su quei fogli sono segnati spese teoriche che il Vaticano avrebbe sostenuto per l'allontanamento domiciliare della cittadina Emanuela Orlandi. Il documento è datato 1997, è firmato dal cardinale Antonetti ed è indirizzato al cardinale Re e al cardinale Turan. È un resoconto di natura economica con una rendicontazione alquanto importante di soldi spesi per la cittadina Emanuela Orlandi. Questo documento in un 2-3 è bollato come falso, in quanto i vescovi si chiamano Eccellenza Reverendissima, mentre sul documento ritrovato si legge con sua riverita eccellenza. Questo è un errore abbastanza grave. Il rendiconto delle spese per la cittadina Emanuela Orlandi risulta poco probabile, perché in Vaticano non ci sono cittadini, bensì sudditi. Bisognerebbe chiedersi se chi ha fatto questi documenti li ha fatti facendo volutamente degli errori enormi, quindi mettendo dentro segnali di plateale falsità di proposito, oppure no. I 5 fogli sono sicuramente falsi, non c'è dubbio, però contengono delle circostanze e una serie di avvertimenti tali da far pensare che non solo fossero stati messi lì apposta, ma anche che fossero stati fatti ritrovare per mandare un messaggio a qualcuno, il quale o non doveva assolutamente parlare o doveva continuare a depistare le indagini. Ma perché quel documento stava là in quella cassaforte? Chi diamine ce l'ha messo? Chi aveva interesse a confezionare un falso o apparentemente un documento che sembrasse falso nel 1997? Alla fine di quei 5 fogli ci sono riferimenti di allegati per oltre 160 pagine, che però non sono mai stati ritrovati. Ma quindi c'è ancora qualcuno che sta ricattando il Vaticano? Una cosa è sicura, quel documento mette i brividi e l'ultima voce dice esattamente questo: attività generale trasferimento presso Stato della Città del Vaticano con relativo disbrigo pratiche finali. Prezzo 21 milioni di lire. Ragazzi e ragazze, chi a questo punto non va a pensare al rimpatrio di una salma e di conseguenza alle spese di sepoltura? È da qui che nasce l'idea che in qualche modo questo corpo sia stato sepolto da qualche parte nella Città del Vaticano. Arriva poi il 2018, quando l'avvocato della famiglia Orlandi riceve una lettera anonima in cui vi è la foto di un angelo e un foglietto con su scritto: se vuoi sapere dove sta Emanuela, cerca dove guarda l'angelo. A questo punto quindi la legale della famiglia Orlandi si muove, avvisa la famiglia e vanno tutti al cimitero teutonico, che è un piccolo cimitero che si trova all'interno della Città del Vaticano, e riescono a far riaprire 2 tombe proprio nei pressi di un angelo bianco. L'11 luglio quindi il Vaticano si mette in gioco, decide di aprire quelle tombe. Il problema è che una volta tolta la lastra di marmo trovano terra, non una cassa, ma della terra. Scavano di conseguenza e arrivano fino a 35 centimetri, perché poi a un certo punto si rendono conto che arrivano a qualcosa di duro, che non si può scavare. Non era più scavabile, è vero, ma era vuoto al di sotto. Di conseguenza hanno fatto scendere una asticella per capire l'altezza che vi era dalla fine della tomba al termine di quella stanza sotterranea, e ha misurato circa 3 metri. Quindi cosa hanno fatto? Hanno creato un buco ancora più grande per poi scendere di sotto. Il punto è che nel primo pomeriggio il legale della famiglia Orlandi, così come la famiglia Orlandi, se ne va perché è convinta che non ci sia più nulla da scoprire. E invece, guardate un po', una volta che la famiglia Orlandi si allontana, decidono di fare un ulteriore accertamento all'interno dell'edificio adiacente alle tombe. Hanno quindi trovato 2 botole e all'apertura la vista non ha potuto che far notare la presenza di tantissime ossa. Tra quelle ossa
non vi sono le ossa di Emanuela. E l'unica cosa che ci lascia questa storia è un altro, ennesimo interrogativo. Perché quelle persone che hanno indicato quelle ossa si sono messe in comunicazione con l'avvocato della famiglia Orlandi se effettivamente la sparizione di Emanuela non c'entrava un fico secco con questa situazione? Vorrei dirvi che questa storia ha un colpevole, un filologico, una risoluzione. Ma la verità è che non è così. Il caso di Emanuela Orlandi rimane aperto e rimarrà tale fino a quando Emanuela non verrà ritrovata. A questo punto le tre vere domande da porsi, ragazzi e ragazze, sono: che fine ha fatto Emanuela? Dove è stata portata? E infine, dov'è tuttora Emanuela? Non c'è mai stata la prova dell'esistenza in vita di Emanuela, ma non c'è neanche mai stata la prova opposta, quindi dell'esistenza della dipartita di Emanuela. E fino a quel momento Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, si sente in dovere di cercarla viva. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo caso. Io onestamente l'ho trovato enormemente intricato. Secondo me c'è di mezzo un sacco la banda della Magliana e poi c'è di mezzo anche tanta corruzione, a mio modesto parere. Purtroppo questo caso è difficile da risolvere, è difficile venirne a capo perché sono passati tantissimi anni, perché molte persone che sono state chiamate in gioco non ci sono più, sono venute a mancare. Quindi è anche complicato arrivare a una soluzione di questo caso. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate della storia di Emanuela Orlandi, me l'avete chiesta tantissimo, quindi spero che davvero questa storia possa essere stata di vostro gradimento, spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi, ciao ragazze!